Ciao ragazzi, e siamo qui sulla quinta puntata di Euro Truck Simulator 2, la serie 7 video in 7 giorni di Euro Truck Simulator 2. Dobbiamo prendere questo Digger 500 e questa ruspa, movimento terra, e dobbiamo portarla al centro della Francia. Adesso vi faccio vedere, vi dico anche dove portarla. Intanto prendiamo questa ruspa. Intanto quando faccio manovra, il face track non mi erra, rileva la mia mano e si diverte a spostarmi la visuale. Intanto qui c'era un rimorchio che mi darà sicuramente fastidio. C'erano due trattori anche, però non mi portavano dove volevo io, perché vorrei esplorare tutta la Francia. Ormai che ci siamo, l'Italia abbiamo esplorato tutto, esploriamo tutta la Francia. Quindi dobbiamo andare a Lyon, quindi Lione, ok? 3 ore, dovremmo farcela anche col sonno. Andiamo così belli spediti come al solito, belli calmi calmi. Devo anche bere, ma vabbè, piano piano berrò prima o poi, come detto all'inizio del primo video della serie. Comunque io registrerò tutti e 7 video in una volta, in un'unica sessione, così da avere poi pianificati tutti i video ed essere tranquillo di poter mantenere la... E cazzo, vai! Viene qualcuno? No? Viene qualcuno? No? Così poi di essere tranquillo di poter mantenere la mia promessa, 7 video di Euro Truck Simulator in 7 giorni. Quindi quando faccio una promessa provo sempre a mantenerla. Quindi se vi dico che faccio 7 video in 7 giorni, devo fare 7 video in 7 giorni. Per chi non avesse guardato tutti i video della serie, negli altri video ho detto che il prossimo obiettivo sarà 2500 iscritti. Penso sia un obiettivo raggiungibile, vediamo un po' come vanno le cose, magari non nell'immediato, ma prima o poi ci arriveremo, o almeno ci spero. Anche perché qualcuno pensa che gli iscritti siano solo un numero, non è così, non è, è sì un numero, perché comunque avere più iscritti vuol dire avere un numero più grande. Però non sono un numero gli iscritti, sono una soddisfazione, un qualcosa che ti spinge a fare altri video. Cioè qualcuno magari, io vedo degli ottimi youtuber che hanno pochi iscritti, ne meriterebbero molti di più, però non hanno la pubblicità necessaria, ecco. Che succede? Che questi youtuber dopo un po', anche se i loro video sono abbastanza buoni, degli youtuber anche con video di merda, vabbè, comunque, anche se i loro video sono abbastanza buoni, lasciano perché comunque ogni volta che qualcuno si iscrive a un canale non è che solo si iscrive per ricevere gli aggiornamenti, dà una spinta in più allo youtuber che vuole fare dei video. Io ancora ovviamente non sono uno youtuber, vaffanculo te, superamento di velocità, ovviamente non sono uno youtuber, io lo faccio per passione, perché mi piace giocare. Però chi è più grande, cioè uno youtuber deve avere almeno 100.000 iscritti per essere uno youtuber, altrimenti sei uno che lo fa per passione, non ti puoi mantenere, cioè non ti mantieni con 100.000 iscritti. Solo gli americani riescono a mantenere, cioè gli americani, gli inglesi in generale riescono a mantenersi con YouTube, perché comunque se hai 2 milioni di iscritti puoi fare una vita decente, ecco, guadagni tanto, guadagni. Se hai 100.000 iscritti no, lo fai ancora per passione. Però ritornando al discorso di prima, intanto la malattia si fa sentire, gli iscritti servono a dare una spinta in più allo youtuber. Ecco perché tutti vogliono avere un sacco di, cioè non tutti vogliono avere un sacco di iscritti, chi fa dei video spera sempre di avere tanti iscritti per una soddisfazione personale, per avere quella spinta in più. Con questo chiudo perché mi sono allungato per dire una frase, cioè con una frase potevo dire tutto, ci ho messo 2 ore. Bene, capacità di sintesi 0. Vabbè che io sono uno prolisso che parla, me l'ha scritto anche qualcuno, ha scritto madonna quanto parli, me l'ha fatto così, che ci posso fare? Intanto questo è il quinto video della serie, ne faremo un altro viaggio domani e poi domenica, cazzo sono arrivato lungo, domenica ci sarà il video speciale dove modificheremo il camion, quindi lo proveremo a mettere, se i soldi ce lo permettono, perché ancora non è sicuro, se i soldi ce lo permettono proveremo a mettere la cabina del Globetrotter, quella più carina, quella più alta per dormire anche, e poi proveremo anche, sono nell'altra corsia, bene, che culo, proveremo anche a modificare qualche cosa estetica, guarda questo, è pazzo,
cioè lo metto sotto, quello lì lo ammazzavo. La gente è proprio esaurita, non sa guidare. Sorpassiamo? Sorpassiamo? Ce la facciamo a sorpassarlo? E dai che ce la facciamo! Guarda come vado bello! Cazzo, siamo in curva, bel sorpasso, eh! Questo è da rifiuto di patente proprio! Te la ritirano, te la bruciano, non te la danno più. Però, solo il Truck Simulator 2 per fare quello che vuoi. Polizia non ce n'è. Meno male. Altrimenti ho fatto delle manovre assurde, eh. Intanto l'Euro Truck, il Fast Track noi R perde la visuale. Ogni tanto ci rincoglionisce. Però mi sono trovato bene oggi, con il Fast Track noi R. Ho fatto una piccola modifica sul rollio in basso. Mi sto trovando veramente bene, molto più stabile rispetto alle altre volte. O forse perché ho messo la webcam molto vicino. Quindi mi sto trovando bene, mi sto trovando veramente bene. Oggi non mi posso lamentare. A parte quando stanno disco, che ovviamente si sposta tutto. Cioè io devo stare anche stabile, perché altrimenti voi che guardate questo video, cioè viene il mal di mare a guardare uno che fa così con la testa. È venuto il mal di mare, sì, comunque ero io che mi spostavo con la testa. Sono uno stronzo, sì, lo so. Non siete i primi a dirmelo. Sono così stronzo che quando sono nato avevo il cordone ombelicale attorcigliato al collo. Proprio uno che è stronzo, neanche la mamma in pancia lo sopporta. Ma va bene così. Non sono migliorato, anzi quando ero piccolo ero molto più bravo. Parliamo un po' a cazzo così intanto per parlare. Cioè quando ero piccolo io non spiccicavo parola. Ero timido, carino, coccoloso, ero tipo i pinguini di Madagascar, piccolo, carino, coccoloso. Poi dentro avevo comunque quest'indole del diavoletto che è venuta fuori, ma va bene, non è che si può avere tutto alla vita, non tutti possiamo essere degli angeli. Allora, intanto stiamo attenti che qua ci sono delle curve di merda, quindi scaliamo in decima, sfruttiamo il freno motore che non frena bene. Guarda che strada di merda. Noi a Lione già ce l'avamo andati, però ci stiamo tornando perché poi vorrei andare. Ho visto che sopra Lione c'è una città, penso sia Parigi, non lo so, una città che non abbiamo esplorato. Quindi se magari da Lione c'è un collegamento lo facciamo domani, oppure vediamo dove andare. Comunque proviamo a salire per sbloccare tutte le città e avere una mappa esplorata il più possibile. Almeno tutte le città dobbiamo esplorarle. Andiamo dritti, qui, bene. Stiamo guidando abbastanza bene, abbastanza. Qualche cazzata la faccio anch'io, vado un po' a destra e a sinistra così. Ma vabbè, che vuol dire? Quello lo faccio per testare le sospensioni del camion. Non è che lo faccio per divertimento personale. Lo faccio perché devo vedere se le sospensioni del camion reagiscono correttamente a degli stimoli, a degli impulsi, a delle forze provenienti dall'esterno. E con questa cazzata chiudiamo il discorso cazzate di oggi. Basta cazzate per oggi. Oggi, che poi io sto registrando tutto quanto di seguito, la rata di sto prezzo di merda, si fottono sempre dei soldi. Sto registrando, oh cazzo, per guardare a destra ho spostato anche la visuale, a sinistra comunque, mi sono dimenticato. Sto registrando tutto di seguito, quindi pensate un po', io in 2 ore di registrazione quante cazzate riesco a dire. Quindi in un giorno è ovvio che poi dico 1000 cazzate. Ah, comunque stavo andando a cambiare, ma sono a 90 al massimo. Qui devo stare attento che ci sono delle curve, come dire, così e così. Non posso neanche stare utile che si sposta la visuale. Scaliamo in decima, sfruttiamo un po' il freno motore, anzi, scaliamo in nona per rallentare ulteriormente. Ottava, devo frenare perché qui comunque c'è l'uscita. Non è che possiamo arrivare a 200, se no andiamo nel lato così e facciamo fini mondo. Ci ritirano la patente. Meno male che non c'è questa opzione su Euro Truck Simulator. E dai, cazzo di marcia. Ok, 18 minuti, arriviamo a destinazione. Ullala, abbiamo fatto in fretta, abbiamo fatto, eh. Iniziamo alla decima. Intanto potete ammirare come cambio bene, con la manina vellutata. Non so perché la Ferrari non mi abbia chiamato per guidare la Formula 1 con queste manine vellutate. D'altronde io anche nel simulatore faccio molto bene. Che cazzo dico? Cioè, è Formula 1 è il gioco che
mi è stato regalato insieme al volante e che mi ha fatto iniziare a fare video su YouTube, però non fa per me quel gioco, faccio solo del danno, faccio. Allora, intanto dobbiamo avvicinare la mappa perché non so più dove andare. Vaffanculo te, limite. Sti cazzi di limite ogni volta. Mi stanno fottendo l'anima, mi stanno fottendo. Frena, frena! Andiamo? Guarda che non vanno. Non vanno. Andiamo? Ma perché vanno così piano? Cioè, neanche dovessero andare veramente a morire. Io qua non so neanche dove andare. Devo andare sulla destra, quindi devo stare in coda. Questo qui mi voglio di speronarlo. Faccio la mossa che fanno gli americani con la polizia americana. Boom! Guarda, passate, quanto guardo male com'è bello. Cioè, io sono passato, loro sono fermati. Non ho preso neanche la multa. Ok, parcheggiamo. Facciamo la nostra manovra di parcheggio. Ovviamente ci faremo qualche manovra in più. Ullala, stai fermo. No, che termina? Non terminare niente tu. Ti termino la vita, ti termino. Ok, mettiamolo dritto, sto cazzo di rimorchio. Semi rimorchio, anzi. Devo girare di qua. No, devo girare di qua. Non vedo una micchia. Ok, aspetta, non farmi saltare un bel niente. Ce la faccio anche da solo. Ah, perché lì sotto, guarda dove cazzo l'hanno messo. Cioè, con tanto largo che c'era in questa cosa, l'hanno messo al centro. Andiamo così, belli, delicati. Ovviamente dovete girare al contrario. Quando avete un semirimorchio vi si gira sempre al contrario. Ricordatelo. Non vi servirà mai nella vita, però. Possiamo tornare utile. Benissimo, abbiamo fatto un altro lavoro. Abbiamo preso anche dei bei soldini, 6.000 euro, siamo ancora a livello 8 però, cazzo. E niente, ci vediamo domani col penultimo video, dovrebbe essere il sesto, e poi nel settimo modificheremo il camion, esteticamente. Ciao!